Ma questa notte è successa una cosa brutta, nel senso che ignoti hanno divelto la porta d'ingresso ad una delle nostre quattro sedi, è una delle sedi piccoline, ci stanno sette classi. Sono entrati nottetempo e hanno avuto la voglia di rovinare, spargendo la polvere degli estintori, i locali, rendendoli inagibili per 2 o 3 giorni. È un episodio che si verifica spesso nella nostra scuola e non solo nella nostra. Addolora. La scuola deve essere vissuta molto più di quanto non sia, da tutti, come la matrice di un futuro migliore. Nella nostra comunità c'è chi odia la scuola. Questo dovrebbe preoccuparci tutti. Ogni giorno facciamo fatica per far crescere nel cuore e nella mente i nostri giovani. Qualcuno non vuole questo. Li equiparerei a terroristi del nostro futuro, senza arrivare a compiere atti tragici, però sono forze che lottano contro la loro comunità. Ignoti, sono dei vigliacchi, sono infami e vigliacchi. Invito chiunque possa avere qualsiasi notizia, perché poi spesso questi infami e vigliacchi se ne vantano anche, sugli autori di questo gesto a farla conoscere all'autorità competente, innanzitutto il dirigente scolastico, ma anche la Polizia di Stato. I veri infami sono quelli che tacciono di fronte alle cose brutte che si fanno nella comunità.